Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla serie agricola sulla Flensburg Map. Oggi siamo qui davanti al nostro Fiat perché vi chiederete? Perché purtroppo è l'ultima volta che lo vedremo su questa mappa, cioè su questa serie, per ora, cioè per questa stagione più che altro. Come vedete è ancora messo molto bene, però è troppo piccolo e poco prestazionale, quindi mi sono deciso di andare a venderlo. Intanto abbiamo il Valtra, qui vabbè, è caricato con l'avena, ma non vado a venderla, soltanto che aspetto che il prezzo aumenti. Sta già aumentando, prima era sui 900, è 1038, si vende intorno ai 1003 se non mi sbaglio. E il nostro Valtra, ok, lui ha tante ore, però almeno una velocità costante, è il piccolino praticamente. Poi vabbè, c'era lui che era il trattore medio. Cioè, come potenza ne ha ancora, però è vecchio, cioè non riusciamo più a mantenerlo. Poi abbiamo il nuovo New Holland che ha sui 160 cavalli. Vediamo un po' allora, questo 150, 100 e 155. No, ok, non è già nulla, va bene. E sì, purtroppo lo andremo a vendere per mancanza di lavoro. E dato che non andiamo a vendere, andiamo a vendere anche le attrezzature piccoline, tipo, guardate come è usurato, praticamente allo 0%, è ridotto malissimo, guardate che usura che ha, praticamente, boh, ok che è anche sporco, però è molto molto usurato, c'è la vernice su questi, come si chiamano? La vernice sulla struttura sotto che entra nel terreno è praticamente distrutta e direi di andare a vendere. Vediamo un po' come siamo messi però, perché magari si può anche configurare, cioè si può sistemare. Però abbiamo già questi due, direi di venderlo sì. E stessa cosa per la seminatrice con la piccola, perché mi va ad investire su nuove attrezzature. Magari non in questo video. Però qualcosina la potremmo già provare a vedere l'acquistare. Ovviamente con i soldi siamo messi male, però fate conto che sui 50.000 euro li abbiamo. Ma devo chiuderlo, non mi ricordo mai. Sui 50.000 euro sì li abbiamo. Ero quasi tentata di vendermi tutti i campi e comprarmi un campo nuovo bello grande, però non è tanto sensata come cosa. Quindi oggi ci occupiamo di questo. Come vedete sì, le velocità dei trasporti sono molto basse. Poi vabbè, a breve arriverà il nuovo mezzo. Per ora stiamo così con questi due, con i due, con il Valtra e il New Holland, che alla fine tutto sommato non sono mali. Tra l'altro sto notando che le macchine che passano sembrano diverse. Non so se hanno fatto magari qualche aggiornamento o cosa, ma sono diverse. Allora, questo lo sganciamo qua. Dobbiamo dispiegarlo, se no non ci lascia, vedete? E l'altra cosa da vendere era la seminatrice, che però adesso guardo. Dov'è che è? Allora, questi ci sì, aspetta, questi ci servono. Sì, vabbè, ci serve uno fertilizzante, l'altro calce, quindi va bene come cosa. La seminatrice, eccola qua. Ok, dai. Gli ho fatto forse anche il l'avevo appena riempita, però non importa. Alla fine non la utilizzeremo più, usiamo l'altra. Cioè, usiamo l'altra per ora, poi dopo ne prenderemo una più grande. Comunque, tutto sommato, mi dispiace per questo Fiat perché, cioè, è carino come mezzo, non è fatto per niente male. Ci starebbe tenerlo, però non ce ne faremmo nulla. Infatti, voglio dedicargli questo video soltanto al Fiat, il 1300 DT. E sarà un video corto, penso, perché dopo è da vedere come siamo messi coi soldi, che magari possiamo fare qualche piccolo acquisto, qualcosina del genere. Ah, ecco ora, con la dirt, la mod quella del dirt, che praticamente si sporcano di più i mezzi. Oh, il microfono si è acceso, ok, mi ero spaventato. Quando andremo a spargere la calce si dovrebbe notare molto di più, quindi anche quella è una bella cosa. Allora, devo sistemarmi un po' i mezzi, tra l'altro, e anche la paglia lì non è il massimo, dovrei portarla via un po'.
Ah, no, non era. Non avevamo più giù niente quasi. Anche la Amazon è stata molto comoda, ci avevamo fatto su sulle 11 ore. Non l'abbiamo usata sempre con lui, lo usavamo anche col Valtra perché alla fine era un trattore piccolo e ci stava. Comunque ora è arrivato l'ora di espanderci parecchio, di far tante cose. Adesso devo un attimo portarmi molto avanti off camera, ovviamente, però tenetevi pronti che a breve ne vedrete delle belle. Tra l'altro ho una mezza idea. Adesso vendiamo queste cose, poi ho quasi in mente di investire tutto sui cavalli. Perché non è stupida come cosa, eh? Possiamo fare davvero tanti tanti soldi. Ovviamente dovrò portarli in giro tutti i giorni, fino al 100% della forma fisica, mi pare. Quindi lì è un po' lunga come cosa. Però, allora, 30.000 euro li faremo, quindi 50.000 sono 10 cavalli. E 10 cavalli che possono triplicarci anche il profitto. Cioè, per ora il nostro champ. Guardiamo un attimo. Spegniamo tutto e vediamo il nostro champ come è messo. Un po' un video di finanza. Vabbè, dovrei pulirlo, però 20.000. Può arrivare a 40.000 euro circa, anche di più. Sui 50.000. Praticamente lo comprate e fate 10 volte tanto. Quindi vediamo. Vedo di fare una cosa del genere. Magari in un video provo a mandare avanti un sacco il tempo senza seminare nulla. Il problema è che i mezzi, ecco, la manutenzione e tutto quanto costa dopo. Però posso provare. Ora, con la vendita potrei fare un attimo una cosa molto interessante. Vendi, ok, a 11 giorni. Aspetta, vendi a 7.600, va bene. Poi vendi a 4.500, anche questo 11 giorni, praticamente dall'inizio della serie. E anche questo avrà 11 giorni, esatto, 30.000. 65.000 euro, buono. Allora, 65.000 euro sta a significare che questo possiamo comprarcelo. Che ci servirà, compra. Aspettate, no, cambio colore. Ma che colore è? Grigio qua. Boh, non lo so perché ce l'ha fatto vedere così. Un coso bello nero. Però anche grigio così non è male. Vediamo invece il colore. Va benissimo così, dai. Okay. E siamo a 49. Allora, 49, o usiamo un trattore oppure facciamo più persone per bene, ci prendiamo questo sperando che ci possiamo collegare dietro qualcosa. Quindi siamo a altri 17.000, 30.000, dai. Non è magari realistica come cosa, però proviamo. Questo qua è Mahindra che, aspettate, guardiamo se aggancio, sì. Avremmo fatto una cavolata. Il Mahindra che dovrebbe essere una mod che ho mandato con il gioco. Eccolo qua. Questo qua ci servirà per caricare tipo le uova, andare a venderle. Caricare poche robe. Ok, agganciarlo si può, quindi siamo a posto. Come si fa a dispiegare con la X? E potete trasportare soltanto cavalli, mi pare. Adesso vediamo. Trasporto due pezzi, sarebbero i cavalli. Gli altri invece portano gli altri animali e basta. Questo porta solo i cavalli. Allora, dov'è prima di tutto il punto? Dovrebbe essere qua. Mercante del bestiame, esatto. C'è solo lui. Penso proprio di sì. Va bene, andiamo qua. Andiamo. Ah, ok, ho capito dov'è. Un po' brutto lo sterzo, eh. Cioè, ah, che brutta cosa. Non capite neanche da che parte state sterzando così. Però è un mezzo che è molto veloce, quindi ci potrebbe essere, ci può servire molto. Tra l'altro oggi volevo comprarmi un trattore, ma a quanto pare non lo compreremo. Cioè, se caso noleggiarlo, però non abbiamo lavori da fare, quindi non è il massimo come cosa. Andiamo quindi a comprarci dei nuovi cavalli e poi voglio vedere quando li scarico se a comprandolo direttamente da lì quanto ci scala in più. Perché secondo me è parecchio. Non mi ricordo quanto è stato con il nostro.
Però un po' di soldi ce li ha scalati, sì. Ops. Non so qua. Ma forse un mi. No. 500 euro tutti, potrebbe essere. Perché stavo provando a vendere le galline e praticamente le avevamo pagate sui 2000 euro. Ci faremmo. O 3000 euro. Vabbè, 50 per. 5000 euro, no? Mi pare fosse girato. Comunque 1500 euro andavano per il trasporto. Mi sembrava tanto. Ok, eccoci qua. Vediamo un po'. Ah, proprio tutto così c'è. Ora il nostro cavallo. E se dovessimo comprare gli animali e tenerli sul coso, cioè, cosa succede? Nel senso, muoiono o vivono anche senza andare avanti? Cosa interessante da capire. Ok, lo so. Un attimo, guarda, ah, ce la sa, con cavallo marrone e bianco, grigio. Il nostro era questo qua, marrone scuro. Direi di andare di uno marrone bianco e uno marrone. Dov'è? Marrone bianco. E beige marrone. O nero. Dai, prendiamolo nero. Confermiamo e li abbiamo qua dietro, eccoli qua. Eccoli lì, i nostri bei cavalli. Già caricati e tutto, tutto in fretta fatto il nostro amico Tony, che adesso parte. Sì, Tony, adesso ho trovato un nome da dare al nostro contadino. Il nostro contadino è Tony. No, scherzo. Scherzo, scherzo, sto dicendo una cavolata. Tony è il camionista che avrete visto nel video di ieri. Gianfranco è il nostro contadino che ogni tanto è qui, ogni tanto va sulla Marwell Manor Farm. Dipende dalle volte. Comunque sì, meglio andare un po' piano con questo Mahindra. Alla fine è una sorta di Polaris. Ce lo vedevo meglio della John Deere, sinceramente. Però vabbè. Occhio. I cavalli non sono più al sicuro, ve lo dico già. Secondo me sono già morti entrambi. Spero di no, però. Ok, siamo arrivati. Sì, quindi questo qua è il sostituto del Fiat, praticamente. Avete visto anche voi quel bug? Che c'era il cavallo e poi è scomparso? Era tipo qua davanti. Allora, se non mi sbaglio, si scaricano qua. Vediamo, ora lo arriva il nostro a vedere come si è messi. Magazzino, ah, praticamente si costa molto meno. Muovi e muovi. Conferma. Ed eccoli lì i nostri cavalli, tutti quanti. C'è anche l'altro, sì. Ovviamente dovremo andare a dargli da mangiare. Ma è un po' un casino qua con tutti questi animali. Acqua e tutto quanto. Beh, acqua finché ce n'è ancora, la lasciamo. Comunque con il nostro Champsy 15.000 euro li avremmo già fatti così senza far nulla, dandogli un po' da mangiare, lo portavamo a spasso, fatemi dargli un po' una spazzolata. Con questo lo puliamo. Champ, Rusty e Nirvana. Eccolo qua il nostro Champ, tutto pulito. Come? Ok, bisogna pulirlo più volte. Allora, adesso fatemi un attimo spostare questo, che volendo potremmo usarlo per trainare, mettete la barra per il rimorchio. Se vengo qua, io me lo voglio comprare. 300 euro, quindi un po' di soldi ne spendete. Io così quasi ne prenderei anche altri due, quindi. Cioè, saremmo. Sì, dai, andiamo a prenderne altri due. Almeno. Cioè, se non prenderne. Quanto sarà la capacità massima? Recinti per animali. Dovrebbe essere quello per cavalli. Questo qua. 8. Ok. 8, quindi è davvero. 2, 3. Ancora 3 cavalli. Cioè, 5 cavalli. Ora ne prendiamo altri due. Quindi 3 cavalli ancora. Vabbè, si potrebbe fare. Non so se 8 sono tutte le razze di cavalli. Sarebbe carina come cosa, così ne prendiamo uno per tipo.
e poi li portiamo tutti lì. Quindi 5.000, aspettate. Per 3.000 euro non possiamo prenderne 5, però dai. Magari mi vendo un po' d'aveno o qualcosa e riusciamo. E mi sa tanto che nel prossimo video provo, cioè off camera, ma andare avanti un sacco il tempo, stando dietro un po' alla raccolta delle cose, magari fregandomene del raccolto, vedere un attimo, portandoli all'età massima, cioè facendoli crescere un po', quanti soldi si riescono a fare. Perché non sarebbe male come cosa da provare a capire. Allora, questo non ce l'abbiamo. Questo sì. Allora, marrone chiaro e rosso marrone. Poi ci manca, ah, solo questo, sono 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, allora, aspetta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 8, ok, ci manca. Vabbè, allora, questo l'abbiamo preso, questo pure, questi tre li abbiamo presi. Quale ho? Marrone chiaro, marrone scuro? No, ho questi tre e questo, quindi 4. Allora, ne abbiamo 1, 2, 3, poi questo 4 che sarebbe questo qua, e poi ripartiamo dall'inizio. Dai, partendo dall'inizio prendiamo quello grigio. Ok, muovi, è pieno. Ok, lo so che è pieno perché l'ho appena comprato. L'ho appena comprati, ma non li ho comprati. Ah, N si tira sulla tenda, ok. Va bene, non capito come si fa. Allora, questo qua ci serve e questo qua conferma, esatto. Ho ancora spazio per due cavalli, cioè per tre cavalli, ma ne possiamo acquistare solo due, quindi adesso vedo un attimo cosa fare. La cosa brutta è che sì, si possono trasportare due alla volta, non si possono prendere gli altri carichi, cioè gli altri rimorchi, però fa niente. Sorpassiamo il tizio, occhio, allora. Prima ci siamo ribaltati per poco in un campo e anche ora, ma ora in più siamo andati anche a sbattere contro un'auto. Sì, dovete andare piano con questo Mahindra perché spinge, che è una meraviglia. Questo qui adesso sto pensando è una figata da usare sulla neve. Infatti, tipo, tra poco pensavo ad andare sulla neve in moto, ma adesso finisco di registrare e poi vado. Tanto sì, ho ancora, te sì, ancora tempo. Fattibilissimo come cosa. Ok, arrivati in farm e andiamo a scaricare con gli altri cavalli anche questi due. Sarà lunga sì il fatto di andare a fargli fare la passeggiata, perché più è alta la quota, cioè nel senso, più sono alte le statistiche, meglio è. Conferma. Ed eccoli qua, 2, 4, 5. Allora, una stima sono 5. Sì, ok, sto dicendo su 4, no, su 5. Eh sì, devo aumentarli a tutti e questo, principalmente. E poi tenerli un po' puliti e dargli cibo che adesso non hanno. Infatti, vabbè, avene e fieno ce l'hanno praticamente. Più che altro capire come spostarlo, devo noleggiare delle cose per spostarmi il fieno lì. Magari, ecco, teniamo questi, con i soldi mi compro la botte per l'acqua, che mi costa neanche tanto, penso. Eccola qua, 9.500, così ce l'abbiamo lì. No, questa qui esagera. 8.000 litri e questa 7. Va bene. Prendiamo quella più piccola noi che. Vabbè, questa porta anche il latte. Però per ora ci basta quella piccola. Per il resto vediamo più avanti. Io ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ormai adesso siamo degli allevatori di cavalli. Volevo investire sulle vacche, ma diciamo che i soldi sono quelli che sono. Poi vabbè, vendendo magari l'avena posso fare qualcosa. Vediamo un po' com'è. Avena 1060, sta aumentando, quindi penso di andare a venderla più avanti. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci vediamo prossimamente, ovviamente domani, con un nuovissimo video. Ciao a tutti i tretti!